Positano, la costiera amalfitana hanno vissuto un anno da incubo, diciamo la verità, cioè siamo stati sommersi dal traffico, dagli autobus e tutto il resto. C'avete qualche proposta da fare, qualche idea per l'anno prossimo? No, io partirei da un altro presupposto. Partirei che sono stati 2 anni straordinari per Positano, ma anche per la Costa d'Amalfi. È chiaro che ci sono dei nei, il neo più grosso è la viabilità e sicuramente va affrontato. È un argomento che è venuto più volte sul tavolo della conferenza dei sindaci e anche posto in sede regionale. Chiaramente oggi è tempo di agire, perché il 2017 sicuramente sarà come gli anni a venire, di forte incremento del turismo nella nostra costa, e questo ci fa enormemente piacere, ma è chiaro che vanno messe in campo delle attività importanti. Quali potrebbero essere? Sicuramente sulla statale 163 non possiamo vedere più questi torpedoni, ma non possiamo vedere questi torpedoni che inquinano, e sarebbe essenziale che chi di dovere prendesse dei provvedimenti. Uno che mi viene nell'immediatezza è quello di vietare ai pullman che non sono Euro 5 o Euro 6 il passaggio sulla statale 163, che è una statale particolare e ci sarebbero tutti i presupposti per fare È un questo tipo di appello che attività. rivolgiamo anche agli altri colleghi sindaci, È sì. certo che in primis alle altre amministrazioni, ma poi all'ANAS, alla Regione Campania, a tutti, perché io dico: una fermata di un autobus anche di 5 minuti di un Euro 6 sicuramente inferiore all'inquinamento di un Euro 0 o Euro 2, come si vede ultimamente. Per cui, partendo da questo, poi chiaramente dovremmo passare sui servizi pubblici che vanno adeguati allo stesso modo, perché noi dobbiamo offrire ai nostri ospiti sicuramente il meglio, come fanno tutte le attività, tutte le amministrazioni che si prodigano per dare sempre di più al nostro turismo e per il nostro turismo. Come ben dice il presidente Renzi, il turismo è la fonte primaria per l'Italia. Noi lo facciamo da 2000 anni, visto anche i ritrovamenti della Villa Romana, per cui vogliamo continuarlo a farlo, ma a farlo in maniera come meglio possibile. Grazie, Sindaco.